Buonasera dal TG6 in apertura, torniamo a Pescara dove tante sono ancora le polemiche in corso sulla situazione della balneabilità del mare. Allora oggi nel corso del Consiglio Comunale a parlare è stato il capogruppo del PD Marco Presutti, che ha respinto fermamente le voci sui dissidi interni al PD e sul futuro di Alessandrini e il paventato rimpasto di Giunta. Il servizio di Paolo Renzetti. Il centrodestra continua a chiedere le dimissioni del sindaco Alessandrini, sostenendo che c'è una spaccatura anche all'interno della maggioranza nel Partito Democratico, proprio sul destino del sindaco e anche sul futuro del sindaco di Pescara. Lei cosa risponde? Ma il centrodestra, evidentemente, che sta all'opposizione, vorrebbe avere una chance per mutare il verdetto degli elettori, questo va benissimo. Detto questo, non bisogna inventare la realtà, l'amministrazione va avanti, tutto il partito, e lo ha ribadito nelle riunioni ufficiali degli organi, l'assemblea provinciale, l'assemblea cittadina che si è fatta venerdì, esprime consenso e fiducia al sindaco e quindi mi pare che non ci sia questa questione. I rumors però riferiscono di qualche voce discordante, anche un possibile rimpasto di giunta potrebbe essere conseguenza di qualche malumore. Esiste la questione che c'è da tempo, della questione della delega urbanistica che inizialmente il sindaco aveva riservato per sé, anche per via del fatto che c'è stata una riduzione del numero degli assessori. Prima gli assessori al Comune di Pescara erano 14, siamo passati a 9, quindi nella costruzione della giunta, diciamo, per non appesantire le deleghe di alcuni assessori, il sindaco aveva riservato per sé questa delega. Ora evidentemente forse è opportuno che si individui un assessore che si occupi di questa materia, ma è una esigenza politico-amministrativa, non è la conseguenza di fibrillazioni politichette, insomma. E allora, come ascoltato, è proprio il centrodestra a tornare a chiedere le dimissioni del primo cittadino di Pescara. Ascoltiamo. Centrodestra compatto nel chiedere le dimissioni del sindaco Alessandrini, consigliere Rapposelli, una richiesta che avete fatto nelle ultime ore e che ribadite anche oggi in Consiglio Comunale. Ma io credo che sia un atto scontato e doveroso per noi chiedere le dimissioni del sindaco Alessandrini, visto anche gli sviluppi che si stanno verificando in questi ultimi giorni. Un sindaco che purtroppo per lui, ma che noi già avevamo denunciato da tantissimo tempo, sta iniziando a perdere pezzi anche all'interno della maggioranza, sta iniziando a perdere la fiducia non solo dei consiglieri comunali ma anche dei consiglieri regionali, fino anche del governatore della regione Abruzzo, un comune che sappiamo tutti quanti, lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti, che è a pezzi. Il degrado della città oramai è all'ordine del giorno e i cittadini pescaresi veramente non ce la fanno più. Il mare sappiamo com'è, inquinatissimo, il turismo. I dati rispetto a qualche giorno fa sembrano migliorati. Ma non è tanto una questione, innanzitutto speriamo che i dati migliorino più che altro per i cittadini pescaresi, per il turismo di Pescara e per il commercio e per i balneatori tutti, ma soprattutto quello che noi denunciamo è che oggi come oggi il sindaco deve fare un gesto elegante, deve tornare sui suoi passi, lui già lo doveva fare l'anno scorso, già si doveva scusare con tutti quanti i cittadini pescaresi per quello che è successo l'anno scorso. Credo che oggi il sindaco veramente debba rassegnare le sue dimissioni e dare retta veramente a un consiglio che è il nostro, veramente un consiglio, perché sta perdendo anche la faccia. Ora passiamo alla cronaca. Un uomo di 66 anni è ricoverato all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere caduto mentre eseguiva alcuni lavori di manutenzione su una tettoia a San Valentino in Abruzzo Citeriore. L'uomo, secondo le prime informazioni, stava lavorando su una struttura di sua proprietà quando per cause accidentali ha perso l'equilibrio ed è precipitato facendo un volo di circa 3 metri. Subito il soccorso del 118 è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale del capoluogo adriatico e non è in pericolo di vita, e sul posto per gli accertamenti i carabinieri di San Valentino e quelli di Scafa. Sicurezza sulla costa teramana, questa è la notizia. Un presidio stagionale dei vigili del fuoco per il soccorso acquatico è stato istituito presso la prefettura di Teramo attraverso la convenzione stipulata da prefetto, presidente della provincia e il comandante dei vigili del fuoco di Teramo. Ci dice tutto Elisa Leuzzo.
Quello di oggi è il primo protocollo del genere in Abruzzo, come funzionerà tecnicamente? Beh, tecnicamente funzionerà che in tutti i fine settimana, iniziare dal prossimo, quindi di sabato e di domenica, compresa la giornata di Ferragosto, per 21 giornate ci sarà una postazione, quindi un presidio acquatico dei Vigili del Fuoco composto da equipaggi che possono, diciamo, intervenire sia con una moto d'acqua, ovviamente munita di barella, e sia con un gommone, quindi per tutte quelle necessità che purtroppo in questo periodo diciamo è particolarmente sentito, che i bagnanti possono avere, ma anche per alcuni aspetti anche di microinquinamenti, quindi supportare la Capitaneria di Porto e la provincia anche per aspetti talvolta collaterali a quelli del soccorso. La base operativa è il nostro centro polifunzionale di Roseto, dove abbiamo appunto una nostra postazione. Ovviamente il raggio di azione è tutta la costa teramana, pertanto normalmente verrà pattugliata la mattina la zona sud o nord e ovviamente il pomeriggio e viceversa, quindi tutta la costa teramana verrà ovviamente supportata da quest'ulteriore presidio, ovviamente sempre con il coordinamento sotto l'egida della Capitaneria di Porto, che ricordiamo a cui spetta il coordinamento del soccorso in mare in genere. Lo aveva già annunciato il giorno del suo arrivo, più sicurezza? Più sicurezza per la collettività, più sicurezza in termini non solo di ordine e sicurezza pubblica e di salvaguardia in quel senso, ma proprio tutela dell'incolumità delle persone. È in questo senso che va questa azione, che è un'azione sinergica tra diversi soggetti, tra un ente territoriale come la provincia e lo Stato, attraverso i Vigili del Fuoco. Presidente, una convenzione importante, quella di oggi, dopo i fatti di cronaca la domanda nasce spontanea: perché ora e non prima, anche perché è il primo protocollo in Abruzzo questo? No, ci abbiamo lavorato da qualche mese, ci stavamo lavorando, e proprio per evitare di perdere quest'annata la provincia si è fatta carico anche del costo dell'iniziativa, che è molto importante. È un'iniziativa che riguarda tutti e sette i comuni della costa teramana, anche se naturalmente la base dei Vigili del Fuoco sarà a Roseto, per cui dall'anno prossimo lo renderemo strutturale coinvolgendo tutti i comuni. Io continuo a ribadire, al di là della questione della sicurezza, che i sette comuni della costa teramana devono iniziare a lavorare ancora di più in maniera sinergica per ottenere una offerta di qualità e sicura, naturalmente, tutti insieme. Una richiesta di accesso agli atti sulla nomina del nuovo amministratore delegato di Attiva, Massimo Papa. A chiederla il capogruppo in Consiglio Comunale, il capogruppo di Forza Italia, Marcello Antonelli. Ascoltiamo. Antonelli, avete chiesto l'accesso agli atti per la nomina dell'amministratore unico della società Attiva, Massimo Papa. Perché? Perché riteniamo che le procedure seguite dall'amministrazione non siano corrette. Semplicemente, quindi non c'è nulla di personale ovviamente nei confronti del dottor Papa, su cui poi ci esprimeremo quando avrà assunto le funzioni eventualmente rispetto al lavoro che farà, però le procedure seguite dal comune di Pescara non sono né trasparenti né corrette, avendo fatto riferimento a requisiti assolutamente di carattere generale, probabilmente omettendo tutta una serie invece di requisiti, richieste di requisiti che i pronunciamenti del Consiglio Comunale imponevano. Ma cosa ancora più grave, è stata individuata una commissione per valutare i curriculum dei 15 candidati che avevano presentato domanda. Ora, questa commissione ha prima visto i curricula e successivamente si è dato i criteri per l'attribuzione dei punteggi. Si capisce perfettamente che questo non è assolutamente corretto. Quell'attività andava svolta prima di prendere visione dei curricula, perché qualcheduno malintenzionato e cattivo potrebbe pensare che la cosa sia stata minimamente pilotata. Noi vogliamo che su questo si faccia chiarezza, lo abbiamo chiesto al sindaco, lo ha chiesto all'unanimità, quindi compresi i consiglieri comunali di maggioranza, la commissione di controllo e garanzia del comune di Pescara. Le risposte fornite sono assolutamente parziali e non esaustive rispetto ai quesiti posti. L'accesso agli atti serve per avere a disposizione tutti i documenti e poi valutare se investire della questione l'autorità giudiziaria.
Ora ci spostiamo all'Aquila. Prima del sisma erano oltre 1000 le attività commerciali che nutrivano il centro della città. Oggi se ne contano a malapena 50. Questa è la denuncia che è portata avanti dal direttore di Confcommercio, Celso Cioni. Servizio. Attualmente sono circa 50 le imprese che hanno riaperto le loro attività nel centro storico aquilano, o meglio nella cinta urbana. Commercianti e artigiani che hanno fatto sforzi notevoli per potersi ricollocare all'Aquila nel dopo sisma. Alcuni hanno riaperto nell'immediato dopo sisma e sono costretti oggi a doversi spostare di nuovo per poter permettere i lavori di ricostruzione. 50 attività, un numero davvero ancora troppo lontano dalle 1000 imprese che nel 2009 popolavano il centro. Troppa burocrazia, tasse troppo alte, anche se il sindaco Cialente ha di recente parlato di incentivi per chi riaprirà l'attività in centro. Siamo ovviamente sotto 50 imprese rispetto alle circa 1000 che erano prima nella nostra cintura urbana. Siamo molto lontani, c'è uno sforzo, devo dire, positivo da parte delle risorse che derivano dai fondi per la ricostruzione. Siamo attivi nel tavolo che la Regione ha predisposto. Ci sono diverse aziende che sono interessate a ricollocarsi nel centro storico. Attendiamo però che queste misure e le disponibilità, che per fortuna ci sono, diventino anche con le norme di attuazione presto realtà. Purtroppo il divario socio-economico tra la costa e l'Abruzzo interno resta altissimo. Una buona possibilità è data dai fondi europei per il rilancio delle imprese delle zone interne, ma questi vanno gestiti bene, sicuramente meglio di come sono stati gestiti finora. Considerato che purtroppo il divario che separa sempre di più in maniera evidente le zone costiere dal nostro territorio interno dal punto di vista socio-economico, hanno bisogno di politiche mirate che possano dare rilancio all'economia della nostra zona, che peraltro ha avuto già un doppio shock, quello che riguarda purtroppo il sisma del 2009 e la crisi poi che è derivata nel 2011, crisi che ha investito le nostre piccole imprese. Quindi lo sforzo a fare squadra e a individuare progetti e finalità socio-economiche capaci di dare risposta alla nostra economia abruzzese come sistema. Si torna a parlare del mercato di Via Muzia a Pescara. Questa volta a farlo è la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, che ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale sul bando per l'assegnazione del primo piano del mercato coperto, ormai fermo da 6 anni. Vediamo. Consigliere Alessandrini, avete oggi posto un'interrogazione in Consiglio Comunale per quanto concerne il mercato coperto di Piazza Muzzi. 6 anni fa era stato fatto un bando per assegnare il primo piano agli artigiani, sono passati 6 anni e questo bando è ancora lì. Esattamente, proprio questo che vogliamo sapere. Dopo 6 anni questa amministrazione ancora non risponde ai cittadini che hanno avuto assegnati 23 box, e sono cittadini appunto che hanno cominciato a comprare il materiale, perché si tratta di artigiani che quindi hanno speso già dei soldi e non hanno trovato altre location appunto in cui compiere la propria attività, e stanno aspettando da 6 anni di avere finalmente il contratto e l'assegnazione definitiva del posto, quindi di poterlo effettivamente occupare. Abbiamo saputo che l'amministrazione, quindi nella figura dell'assessore Cuzzi, ha praticamente cercato, sta cercando di modificare questa destinazione, quindi eventualmente di destinare questi 23 box a un'altra, al food in particolare, quindi a continuare appunto nella vendita di cibo e di bevande. E chiediamo quindi all'assessore cosa intende fare, chiediamo chiarezza per i cittadini che attendono e che sono stati contattati anno dopo anno per avere conferma che fossero ancora interessati ad occupare quei posti. E se non è così, appunto, l'amministrazione lo dica chiaramente, senza tenere più queste persone sul filo e in attesa di una speranza, appunto, che gli venga assegnato. 2 giorni per discutere del futuro dell'area dei comuni della Valfino, venerdì e sabato prossimi, appuntamento a Castiglione, Messer Raimondo, con il progetto La vetrina delle città Valfino. Il progetto Città Valfino, che è partito già da un anno, supportata dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale, ma anche da quel decreto Barca che individua nelle aree interne e soprattutto in queste 6 città
che abbiamo messo insieme, un ruolo determinante. Anche il Masterplan ha trovato spazio nella città Valfino con una dotazione di 8 milioni e mezzo per la ricostruzione delle strade. Il primo e il 2 luglio faremo una 2 giorni in cui parleremo di tutte quelle attività, di quelle capacità attrattive che ha questo territorio per molti anni un po' abbandonato. Ci saranno poi tutta una serie di interventi anche di tipo ambientale, metteremo insieme 3 parchi che collegano in qualche maniera questo territorio, dal Gran Sasso Monte Laga per Arsita, i Galanchi di Atri e il Parco Marino del Cerrano. Poi ci saranno tutta una serie di degustazioni dei prodotti tipici locali e spiegheremo quello che è la funzione della città Valfino, di quello che può avere e di far conoscere, perché ha molto ma è poco conosciuto. Ormai io credo che c'è il dovere dei comuni, non solo piccoli, anche medio grandi, di mettersi insieme. È normale che lo devono fare quelle piccole realtà di cui non si chiede assolutamente l'abbandono delle attività amministrative in loco. Nessuno può mai pensare e deve immaginare che tutto questo sia una togliere i comuni. L'Università di Teramo mette in campo un corso per consumatori e piccoli imprenditori per sostenere proprio queste attività nel momento di crisi. Un corso che gestisce la crisi, nato grazie alla collaborazione tra l'Università e l'Ordine degli Avvocati. Vediamo. Gestire la crisi, al via il corso per formare esperti in grado di aiutare anche i consumatori e piccoli imprenditori da una legge del 2012. Ora questo corso è importante per la formazione appunto degli addetti. Esattamente, è molto importante, vogliamo formare un numero elevato di professionisti che possano quindi riempire gli organismi di composizione della crisi per consentire a questo rimedio la meritata diffusione, cioè questo è un rimedio che consentirà a piccoli imprenditori e a consumatori di potersi esdebitare, cioè di liberarsi dai propri debiti, di organizzare una procedura simile a quello che è il fallimento dell'imprenditore commerciale, ma con delle agevolazioni, soprattutto per i consumatori che potranno ottenere questa liberatoria anche in assenza di accordo con i creditori, ma facendolo omologare dal giudice, in presenza di presupposti di merito potranno imporre, diciamo, il rientro convenuto ai creditori. Per sottolineare l'importanza, ricordiamo cosa accade invece adesso. Per adesso invece non c'è nessun rimedio, perché in mancanza di questo sistema il piccolo imprenditore o il consumatore non possono accedere alle procedure concorsuali. Le procedure di crisi, anche quelle recentemente innovate, sono limitate all'imprenditore commerciale. Recenti riforme del diritto fallimentare hanno imposto anche delle soglie, per cui non tutti gli imprenditori sono soggetti a fallimento, ma solo quelli che hanno un certo volume di requisiti. Quindi i piccoli imprenditori non hanno tutela, e questo è lo strumento di tutela di piccoli imprenditori e di consumatori. Per la prima volta tutti gli ordini abruzzesi si sono messi insieme per poter dare vita insieme all'Università di Teramo a questo corso. Quindi questo è importantissimo, perché nessuno è andato per conto proprio, quindi acquisisce sia forza e anche, insomma, dal punto di vista di credibilità assume maggiore rilevanza. Importante anche per i giovani avvocati. Sì, è importante perché potrebbe essere un nuovo canale da seguire, perché una volta che in pratica vengono fatti questi elenchi, i magistrati potranno attingere a questo elenco per poter in pratica affidare loro incarichi giudiziari. Al via il 1° luglio la rete dei festival indipendenti teramani, un progetto presentato dal Comitato Provinciale dell'Arci di Teramo. Al via rete dei festival indipendenti teramani, un progetto che raccoglie festival già esistenti nel territorio da anni. Finalmente riusciamo ad ospitare e a mettere insieme delle associazioni del territorio che hanno una storia, ormai festival che si svolgono da diversi anni, per promuovere nel miglior modo possibile nelle cornici dove vengono ospitate. Vogliamo ricordare le singole città, si passa dalla montagna al mare, quindi da Tossicia a Colonia e spiaggia, e fino alla Vibrata con l'indivisibile festival che viene fatto a Torano e Notaresco nel Vomano, il Play Not Festival. All'interno abbiamo quindi appuntamenti che si svolgono da 10 anni, come il Toxic City, fino al Play Not che è al suo 5° anno, l'Indivisibile al 6° anno, e lo IAME, che è l'ultimo appuntamento che faremo nel nostro capoluogo di provincia, che è la sua 3ª edizione. Si parte quindi il 1° e il 2 luglio col Play Not Festival edizione a Notaresco. Qual è il programma della 2 giorni?
È la quinta edizione, ci tengo a dirlo, perché in questi tempi è difficile organizzare, quindi con molti sacrifici riusciamo ogni anno a portare avanti questo progetto. Mi fa piacere inaugurare questo nuovo percorso con altri festival, un'iniziativa lodevole, e speriamo di portare avanti anche negli anni, anzi allargare il più possibile ad altri festival. Sì, iniziamo venerdì prossimo, 1 luglio, ci saranno gli Anudo, diciamo che la prima serata verte più sull'elettronica per quanto riguarda il palco grande, con Anudo e The Natural Dub Cluster, che sono due gruppi indipendenti che stanno facendo tour europei e quindi tornando in Italia si fermano anche da noi. E ci sarà anche un piccolo stage invece nella Birreria degli Artisti con musica semiacustica ad ora di aperitivo, mentre il sabato sarà la volta degli Anudo, una band punk rock che adesso si sta facendo valere anche negli Stati Uniti con un mese e mezzo di tour quasi tutti i giorni sold out. E ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Pescara, parliamo di calciomercato. È stato presentato questo pomeriggio il nuovo acquisto, si chiama Brian Cristante, e queste sono state le sue prime dichiarazioni quando è stato presentato alla stampa. L'ascoltiamo. E Brian Cristante, il primo acquisto del Pescara neopromosso in Serie A, il 21enne, centrocampista scuola Milan ma di proprietà del Benfica, è arrivato questa mattina in città, si è sottoposto alle rituali visite mediche e nel pomeriggio è stato presentato alla stampa, emozionato ma convinto di poter dare il proprio contributo alla causa biancazzurra. Non è sempre la cosa più facile credere in un giovane, devo ringraziarli insomma per aver creduto da me. Che aver creduto in me, e adesso sta solamente a me, come ho già detto, di dimostrare le mie qualità e il mio valore. Adesso il mio obiettivo è venire qui e giocare il più possibile e far vedere quello che valgo. Cosa sai del Pescara e di Pescara? Ti so che mi hanno parlato tutti benissimo, hanno parlato tutti che è una città di cui insomma ti innamori, che tanti alla fine dell'esperienza a Pescara decidono insomma di restare qui. Adesso spero di godermela nel migliore dei modi. Può essere questa la stagione per il definitivo salto in avanti per te? Sì, sicuramente. Devo trovare spazio, devo giocare. Pescara è una piazza, insomma, l'ha già fatto vedere che può far esplodere dei giocatori giovani come me. Milan e Benfica, due squadre nate per di solito giocare e vincere i campionati, arrivi in una squadra che in Serie A dovrà lottare per salvarsi. Sì, metteremo tutto e anch'io particolarmente tutto me stesso, insomma, no? È quello insomma che ho bisogno, di trovare una squadra dove devo trovare minuti e fiducia. Un saluto a tutti i tifosi del Pescara, che cosa ti vuoi dire? Un saluto a tutti i tifosi e prometto insomma il 100% dell'impegno e la massima professionalità. Senti, hai già scelto il numero di maglia, così giusto una curiosità? No, se c'è il 24, non so se non c'è disponibile o no. Come può essere arrivato il 24? Per Kobe Bryant, insomma, mi piace il basket, piace l'NBA e era il mio giocatore preferito. Ora la Lega Pro è un mese di giugno a due marce per Virtus Lanciano e Teramo. Da un lato il Teramo in pieno organigramma e dall'altro la Virtus Lanciano che è ancora alle prese con la scelta del nuovo allenatore. E vediamo il punto di Andrea Costantini. Prosegue il giugno a due marce per le abruzzesi di Lega Pro. Se il Teramo è nel pieno dell'allestimento dell'organico, la Virtus Lanciano è ancora alle prese con la strutturazione dell'organigramma societario. Nelle prossime ore si definirà l'interruzione del rapporto con il DS Luca Leone, che è già all'opera per la sua nuova squadra, il Pescara. Solo successivamente si provvederà alla nomina di Claude Di Menno di Bucchianico a direttore sportivo, anche se il ruolo più operativo lo avrà l'agente Matteo Materazzi. Il fratello del campione del mondo Marco e figlio dell'allenatore Giuseppe sarà consulente di mercato, ma anche egli è già all'opera ed ha consigliato due nomi alla famiglia Maio. In cima alla lista c'è Pippo Pancaro, reduce dalle esperienze sempre in Lega Pro alla Juve Stabia e al Catania. Dagli Etnei è stato esonerato lo scorso mese di marzo. Il secondo nome è quello di Enrico Chiesa. L'ex attaccante ha iniziato in Abruzzo la sua brillante carriera agonistica con Teramo e Chieti e potrebbe iniziare in Abruzzo anche l'attività di allenatore dopo alcune stagioni con la primavera della Sampdoria. Nel ruolo di direttore generale ci sarà Michele Lascala, già uomo marketing. Al di là di tutto, si aspettano ulteriori segnali dalla proprietà nella settimana che dovrà portare all'iscrizione al prossimo campionato.
Sul fronte Teramo sono 4 gli innesti già ufficializzati: i centrocampisti Carlo Ilari e Federico Carraro, l'attaccante Antonio Croce e proprio questa mattina il difensore Mattia Altobelli, classe 1995. Dopo la stagione scorsa a Macerata, il giocatore arriva a titolo definitivo dal Pescara e si lega al Diavolo con un contratto triennale, scadenza giugno 2019. Oh, spero di levarmi tante soddisfazioni. Io darò tanto e sia per me che per la squadra e per la società in generale. I nodi principali da sciogliere sono Tonti e Scipioni. Il portiere e il terzino sono reduci da un campionato tutt'altro che positivo. I prossimi giorni saranno importanti per conoscere le reali intenzioni dei due calciatori su cui il Teramo potrebbe ancora puntare, magari sfruttando la loro voglia di rivalsa. Intanto è caldo l'asse con il Pescara, dal quale il Teramo potrebbe avere in prestito anche il difensore Francesco Carcalis, innesto che darebbe la giusta completezza al pacchetto arretrato a disposizione di Zauli, alla luce anche dell'imminente accordo con il capitano Ivan Speranza, che sposerà nuovamente il progetto biancorosso. Per il reparto nevralgico si attendono sviluppi per il regista Davide Peterman del Palermo, lo scorso anno a Sant'Arcangelo. Per l'attacco Marco Sansovini è più di una suggestione: arriverebbe in prestito dal Pescara, ma decisiva sarà la volontà del calciatore di non voler appendere gli scarpini al chiodo e continuare ad essere protagonista in campo nonostante le 36 primavere. Ora scendiamo in Serie D con l'Aquile Rossoblu. Il club si è preso ancora alcune ore per attendere la risposta del tecnico Massimo Morgia, che potrebbe liberarsi dal Siena. In alternativa panchina affidata a Feola, sul taccuino del DS Battisti già alcuni nomi di giocatori. Germana Dorazio. È iniziata una settimana che dirà molto sull'Aquila Calcio della prossima stagione. È atteso infatti a breve il nome del nuovo tecnico che siederà sulla panchina aquilana. L'Aquila Calcio attende la risposta del tecnico Massimo Morgia, che potrebbe liberarsi dal Siena e che è fortemente voluto anche dalla piazza. Se Morgia dovesse dire no al direttore sportivo Alessandro Battisti, c'è già pronta l'alternativa. Il tecnico dovrebbe essere Vincenzo Feola, che potrebbe portare come suo vice l'ex difensore rossoblu Alessandro Cagnale. Sul taccuino del direttore sportivo ci sono già dei nomi con trattative ben avviate, ma per l'ufficialità si attende il prossimo 2 luglio, giorno di apertura delle liste. Il DS vorrebbe portare al rossoblu l'attaccante Titone, ma il richiamo del Piacenza è forte e probabilmente il giocatore non intende scendere di categoria. Potrebbe tornare a giocare all'Aquila anche l'ex attaccante di Fermana, Taranto e Amiternina, Hernan Molinari, ma molto dipenderà dal modulo con il quale sceglierà di giocare il nuovo tecnico aquilano. Si segue anche Nicola Fiore, giocatore che Battisti conosce molto bene. Piace anche l'attaccante Giuseppe Meloni, classe 85, spesso capocannoniere in Serie D. Si sta decidendo anche per il portiere, ma è certo che sarà un under. Sarà Vincenzo Angelone il nuovo allenatore della Real Giulianova. La società giallorossa del neo presidente Bartolini ha scelto l'ex tecnico della Miternina per guidare la squadra nel prossimo campionato di promozione. La presentazione di Angelone potrebbe essere anticipata già giovedì mattina nel corso dell'incontro in comune, durante il quale sarà svelato il nuovo progetto della rinnovata società. Ora invece parliamo di pallanuoto, perché torna protagonista a Pescara grazie al successo della squadra femminile dell'Original Marines, che ha conquistato la promozione in A1. Ieri grande festa alla piscina Lenaia, al termine di una tiratissima seconda partita nella quale le pescaresi, guidate da Tommaso Cianfrone, si sono imposte 5-4 con una rete di Vidonis a un minuto dalla fine, che ha spezzato definitivamente la parità. L'Original Marines ha così bissato il successo centrale nella prima partita a Firenze, un trionfo firmato da una squadra molto giovane che è cresciuta col passare della stagione. E allora il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna nelle edizioni delle 23. Buona serata.